Ponte News. Stamattina, intorno alle 10 a Ponte Corone, presso la sala polifunzionale, l'attuale centro vaccinale, ha presenziato Riccardo Molinari, presidente del gruppo della Lega alla Camera dei Deputati. Servizio. Oggi, sabato 25 settembre, in mattinata, Riccardo Molinari, presidente del gruppo della Lega alla Camera dei Deputati, si è recato a Ponte Corone per visitare il centro vaccinale sito in sala polifunzionale. Presente sul posto il sindaco Rino Feltri, assieme al vice sindaco Giovanni Valentino D'Amico. Un'occasione di incontro anche per il presidente della Protezione Civile di Ponte Corone, Giuseppe Ansalone. In merito al centro vaccinale in paese, spiega il presidente Molinari. Bisogna fare i complimenti all'amministrazione comunale perché questo è un centro che nasce da una ristrutturazione, una riqualificazione di una struttura del comune ed è gestito totalmente da volontari, sia i medici, gli infermieri che anche tanti giovani neolaureati che sono messi a disposizione della comunità. Quindi è certamente un bel esempio e un grande servizio per la comunità. Recentemente il centro vaccinale era stato preso di mira dai Novax. All'ingresso, sul marciapiede, era stata scritta una frase: «Vaccini uccidono». Molinari, in merito al fatto e rispondendo alla domanda come sensibilizzare i Novax all'importanza del vaccino, ha così risposto. Io penso che l'approccio migliore sia al netto delle frange estremiste, perché insomma chi fa le scritte o chi ha minacciato ad esempio Bassetti a Novi Ligure quest'estate, non stiamo parlando di persone che hanno dei dubbi, ma stiamo parlando di estremisti che eventualmente devono essere perseguiti dalle autorità per altri motivi. C'è quella frangia di popolazione che diciamo è endemica in tutti i paesi europei, perché in tutti i paesi europei c'è alla fine un 10% di persone che non sono vaccinate. Credo che l'approccio migliore sia quello di convincerli, spiegargli i benefici del vaccino, spiegare i rischi della malattia per sé e per gli altri e avere un approccio appunto non criminalizzante, perché ripeto, non tutti quelli che non sono vaccinati sono Novax o sono estremisti, ma un approccio appunto educativo, pedagogico, insomma, per spiegargli il beneficio per sé e per la collettività. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi auguriamo buona giornata.